Definito come gli angoli degli attuatori stabiliscono la posizione del polso, proseguiamo lo studio della cinematica completando l'approccio diretto. In precedenza abbiamo chiarito come le matrici di posizione e di asse elicoidale intervengono nella formulazione del modello. Entreremo ora nel merito delle relazioni che competono velocità e accelerazioni. Riprendiamo in esame il modello di RoboScara visto in precedenza e focalizziamoci su due posizioni, una di partenza A e una di arrivo B. Per ogni giunto conosciamo le matrici di posizione e asse elicoidale. Se imponiamo una certa velocità di rotazione dei giunti per passare da un punto all'altro, quale sarà il legame matematico che mi descrive la velocità al polso? Come potrei completare lo studio se lo volessi estendere anche alle accelerazioni? Semplificando i giunti del robot, possiamo pensarli a motori calettati direttamente, scelta meccanica senz'altro deprecabile, ma utile ai fini concettuali. Imponiamo al motore in esame una legge di moto, in questo caso lineare a tratti, con angolo di scorsione e velocità massima fissati. Possiamo quindi calcolarci posizione, velocità di accelerazione in ogni istante di tempo. Una procedura approntabile è quella indicata a lato dei grafici. Questo tipo di approccio è chiaramente applicabile a tutti i motori del manipolatore. L'azione combinata dei motori deve permetterci di raggiungere il punto prefissato. Entriamo nel dettaglio della cinematica e prendiamo un corpo dotato di una certa velocità angolare. Scegliamo un sistema di riferimento e prendiamo due punti O e P, la cui posizione è nota rispetto alla terna di base. Conoscendo la velocità nel punto O, detto polo, ci chiediamo il valore nel punto P generico, in funzione delle posizioni e dei valori cinematici. Manipolando l'equazione ricaviamo la forma matriciale della relazione. È possibile semplificare la scrittura prendendo la terna base in corrispondenza del polo O. Riconosciamo all'interno della matrice quadra il prodotto tra la matrice di asse elicoidale e i moduli delle velocità angolari nei tre assi di riferimento. La matrice W è proprio ciò che cercavamo, ossia quel legame tra posizione e velocità del punto considerato. Come nel caso delle matrici di rototraslazione, possiamo spostare tramite un opportuno prodotto gli assi di riferimento. Ciò che abbiamo appena visto fa riferimento ai singoli giunti ed è associato alle terne locali, come mostra lo schema. L'obiettivo è quello di associare le velocità dei motori a quella del polso tramite una relazione matematica. Prendiamo in esame due terne, la numero 1 e la numero 2, in moto relativo tra loro, e la prima in moto di trascinamento rispetto alla terna 0. La composizione della velocità assoluta sarà nel caso specifico la somma delle matrici W con riferimento alla terna base. Un ragionamento analogo a quello fatto in precedenza è possibile applicarlo all'accelerazione. Abbiamo un corpo soggetto ad una velocità, ad un'accelerazione angolare e un sistema di riferimento. Anche in questo caso prendiamo due punti O e P, dove nel polo conosciamo la sua accelerazione lineare, ma vogliamo calcolare quella in P. Osservando più da vicino l'equazione, vediamo tre contributi. Il primo è dato dall'accelerazione lineare nel polo, il secondo dipende dall'accelerazione angolare, il terzo dalla componente centripeta. Come in precedenza, traslando l'origine, è possibile semplificare la scrittura e trattare l'equazione in forma matriciale.
Ricordiamo che con omega punto intendiamo la variazione della velocità angolare nell'unità di tempo. Possiamo quindi esplicitare le matrici e vederne la struttura. Si nota quindi che l'accelerazione del polso è legata alla posizione tramite un'unica matrice, indicata con H grande. Vale come in precedenza la regola per il cambio di riferimento dei pedici. Identificato come ricavare le matrici di accelerazione ai singoli giunti, vediamo come comporle per creare una catena cinematica. Anche in questo caso abbiamo due terne in moto reciproco e rispetto ad una di base. L'accelerazione complessiva è data dalle matrici dei singoli giunti, più un fattore identificato come accelerazione di Coriolis, dovuto al fatto che stiamo valutando un sistema in moto non inerziale. Prendiamo sempre in considerazione un'operazione che trasli il polso del robot dal punto A al punto B. Ogni attuatore esprimerà il proprio moto tramite le opportune leggi, in questo caso lineare a tratti, secondo quanto visto in precedenza. In funzione poi dei tre valori cinematici, posizione, velocità ed accelerazione, procediamo al calcolo delle tre matrici che definiscono il moto di ogni link del robot. Per effettuare una verifica della bontà del calcolo, confrontiamo i valori di velocità e accelerazione lineare misurati al polso. Nei grafici proposti si possono vedere fianco a fianco i risultati delle simulazioni prodotte col modello matematico di Python e quelli in 3D presenti in SolidWorks. Come è evidente, i risultati sono allineati e producono valori chiaramente sovrapponibili. Confrontiamo il movimento del robot visto in pianta tramite le due simulazioni in Python e SolidWorks. Stabilito come funziona la cinematica diretta, passeremo nelle fasi successive a quella inversa, per fare in modo che una volta definiti i punti di partenza e arrivo, si possa comandare i motori e ottenere il risultato voluto.